Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Vagrant Story. Continuiamo la nostra avventura dopo aver affrontato il golem, ovvero il golem della puntata scorsa, il vero boss che mi ha dato, non dico difficoltà perché comunque la meccanica era abbastanza semplice, però essendo le mie armi, scusatemi, essendo le mie armi praticamente inefficaci contro di lui, mi sono ritrovato praticamente con il dover affrontarlo in maniera particolare. Quindi ho dovuto riflettere gli attacchi, ho dovuto fare, diciamo, tanti, tanti magheggi, tanti magheggi. Allora, curiamoci, visto che tanto ora gli MP qua si recuperano piano piano, quindi non ne spreco. Abbiamo sbloccato la piattaforma. Faccio un piccolo recap, magari per chi si fosse perso la puntata, anche se in realtà spero che nessuno si possa perdere la puntata, perché questo è secondo me un giocone, una perla di gioco, quindi la porta non si aprirà da questo lato. Ok, quindi va bene, possiamo tornare tranquillamente indietro e rifare tutta la strada in back forward. Questi muoiono in due colpi, quindi no, maledetto. Olè. Qui c'è una porta che però non ho aperto, mi pare, perché vedete, qui mi dà praticamente che non ho esplorato. Oddio. Pipistrelli a go-go. Ma sì, tanto qua devo fare tutto, così, tipo velocissimo. No, mi ha attaccato lui per prima. No, io ti faccio adesso. Boom. La radice del vero, molto figa. Quella che riduce il risk. Quindi è buona. Ah, madonna, mi ha colpito subito. Ok. E pipistrelli, via. Bene. Ma qua mi sembra che non ci sia nulla. No, qua c'è una porta. Cos'è? Sì. C'è un ingresso qua. Ah, forse posso entrare in quella stanza che non si apriva prima. Eia. Dannato. Bene. Ecco, potrei anche non sconfiggerli quelli, tanto a me quello che interessa si trova qui. Spaccapetto! Bronzo a due mani. Dragonite, accresce la resistenza ai dragoni. E Grimorio, alte. Blocca il movimento delle pietre lievitanti. Ale. Va bene, non mi interessa sconfiggere questi. Sbloccata la porta. Ottimo, non so come, ma ho sbloccato la. Ah, ecco, sono uscito praticamente. Ok, da quella porta che praticamente non si apriva. Quindi. Oddio. Dai, gli avevo messo paralisi. Vabbè. Bene, abbiamo eliminato. Curiamo. Bene.
Bene, basta che stiamo sopra i 200 di HP. Va benissimo. No, troppo veloce. Oh, perché troppo veloce? Ok, paralisi. Okay, vabbè, cioè, sei crepato, ma vabbè. Ti avevo fatto paralisi, quindi alla fine... Alla fine dei conti va bene. Io comunque ho il joystick che è partito praticamente, perché non mi funziona bene. Quindi è giusto che voi lo sappiate. Se mi sentirete tirare bestemmie in maniera piuttosto violenta, è appunto questa cosa. Io vorrei fare effettivamente un bello Spirit Surge. Vediamo se... Ecco, madonna, 111 col 92% di danno, cioè col 92% di probabilità di colpirlo, quindi boppede, penso che ci crepa, esatto. Ecco, a me interessava esattamente questo. No, fermo, madonna, mi stavo... sfracellando al suolo. L'ho fatto crepare così sul... Oh, che bello. Quindi un forziere dove posso depositare, se non sbaglio. Ah no, questo mi pare quello piccolo, quindi... Eh no, vabbè, controlli lo scrigno, giustamente. No! Mi confondo sempre il tasto per saltare con quello per aprire gli oggetti. Salvo, visto che non avevo salvato nella puntata scorsa. Ovviamente... Avete visto il tutto già bello e pronto. Sovrascrivere i file. Bene. Possiamo continuare la nostra esplorazione. Ora qua, se non sbaglio, dovremmo uscire dalla dal sottoterra. Ah no, dopo, mi sa che è dopo di qua, perché adesso qua c'è l'altro bonus. C'è l'altro boss, che è il dragone. Quindi tecnicamente, esatto, avrei dovuto aggiungere la gemma. Quella là, dragonite, la cos'era. Ora, vediamo se la posso aggiungere, ma non credo. Potrei usare la lancia, effettivamente. Questo è forte come boss. Questo mi ricordo che era forte. Draghi meno 1. Questo draghi più 1, vedi? Mi ricordavo. Però anche questo è draghi più 1. Però... ecco, modifica. Incastona gemme. La potevo mettere, ecco, nella lancia. Allora, qui volevo fare, no, Degenerate. Oh oh. Ecco,
mi ha letteralmente disintegrato già. Ah, 0%. Quindi non gli funziona, è immune. Manca. E vai. Con le lance non me le ricordo come fare i colpi. Neanche DP con questa lancia, quindi è un po' un casino. Giustamente lo colpisco una volta, mancato, easy. Vabbè, troppo veloce. Mi ricordo questa gemma. Man mano che io lo colpisco, praticamente riduco aumento la probabilità di fare danno. Ok, vado piano piano perché non so fare le chain con la lancia. No, respiro termico. Vabbè, però. Qua mi ha killato. Sì, il drago, questo qua, è infame. È forte, è forte. È veramente forte. Io non mi ricordo come l'avevo battuto, a dire la verità. Allora, oggetti. Anche perché la lancia ho 0 PP praticamente. E anche per questo che faccio meno danni. Dovrei andare a formare i PP. Serpentina contenente la forza dei draghi, accresce la resistenza ai dragoni. Tendenzialmente dovrei andare a farmare per l'appunto i PP. Madonna, sbaglio sempre i tasti. Ancora i tasti non mi entrano in testa perché non ci sono più abituato. Mago, Degenerate, diminuisce la forza ma tanto a lui non gli fa niente. Speed Surge, potrei provare a vedere se effettivamente gli fa qualcosa, anche se non credo. Diciamo che il problema principale di questo drago è il respiro termico. Il respiro termico mi piega. Sono riuscito a riprenderglielo. No, ho sbagliato il tasto. Sono un deficiente. Per una volta che ero riuscito a riprenderlo. Migliora temporaneamente l'equipaggiamento.
Vabbè, recuperiamo subito 100 HP senza sprecare MP. E volevo provare ad utilizzare, no, Degenerate no, era Spirit Surge, non gli fa un cazzo. Manca. Allora mi serve, ecco, togliere i rischi di 25. Mamma mia, ma poi sempre che lo manco. Veloce, what? Veloce. Devo stare attento perché il prossimo attacco... Il prossimo attacco è il respiro termico. No, veloce. E sbaglio sempre il tasto. Perché? Perché sbaglio il tasto? Madonna, ora lo metto veramente sul quadrato il reflect damage. Cioè, veramente sbaglio sempre. Devo stare attento perché adesso... Cioè, anzi, già non l'ha fatto, quindi è strana sta cosa. Che avrebbe dovuto fare il respiro termico adesso. Ecco, l'ha fatto ora. Veloce. Madonna, 10. Ok, curiamoci completamente, proprio full vita. E ricominciamo. Di nuovo. Lento. Voglio provare una cosa. Ecco. Che migliora l'equipaggiamento. Vabbè, ho imparato la magia, va bene. Riduco il risk. E adesso che ho migliorato l'equipaggiamento, vediamo che cosa succede. Ecco, già.
Ecco, vedi già. Vai, perché è veloce? Drespio di nuovo. Lento. Mi ha tolto tra l'altro anche di meno. Perché giustamente avendo migliorato l'equipaggiamento. Paralisi lo manco sempre. Mi sa che è immune alla paralisi praticamente. Madonna. Oh, e adesso glielo rifletto. Buono. A meno. Almeno col piacere. Mamma mia, bello questo critico. Non ci credo. Troppo veloce. Qua già me ne ero reso conto io da solo. Dai, ma porca miseria. Ma no, ma sempre respiro termico mi fa? C'è allucinante. Oh, finalmente ci è crepato. Migliorare l'equipaggiamento ha cambiato radicalmente la partita, ragazzi. Cambiare l'equipaggiamento con l'equip su mi ha aiutato veramente, veramente tanto. Mappa esplorata 12%. Normal agent ancora, giustamente. Che fa? Me lo dai un bonus forza? No, ovviamente, perché la forza quando posso avere 70 HP? Intelligenza e analysis per i parametri, del nemico. Allora, un attimo solo, che volevo vedere. Aspetta, che volevo vedere? Ah, ecco, volevo vedere se avevo ottenuto dei PP con la lancia. Vediamo, sì, 31, ok. Quindi anche, diciamo, tra virgolette, i boss danno questi, appunto, PP. Oddio. Paralisi. Beh, così nel frattempo prendo punti.
Abilità chain, che ormai li ho finiti praticamente tutti. Aspetta, allora andiamo su difesa un pochino. Riduce il 50% dei danni ricevuti a fine all'aria, fuoco, terra e acqua. Vabbè, alla fine non mi interessano più di tanto, però. Bene, qua possiamo recuperare tutto, diciamo. Però la cosa importante era la vita e il risk, per cui salviamo immediatamente. Aspetta, salviamo in un altro slot. Prendiamoci l'abitudine di utilizzare più slot, perché non vorrei che facendo corna mi succeda qualche imprevisto. Benissimo. Mi succeda qualche imprevisto durante il gameplay, così almeno non perdo i dati e posso continuare lo stesso. Allora, ora se non ricordo male, qui dovremmo praticamente uscire dalle, diciamo, da queste rovine, se non ricordo male. Esatto. Qui si usciva dalle rovine, me lo ricordavo bene allora. Qui c'era anche l'altra officina, adesso se non erro. Un po' più avanti di qua c'era l'altra officina dove si poteva maneggiare anche il ferro, se non sbaglio. Quindi è un'ottima occasione per smontare e rimontare anche gli oggetti in ferro. Esatto, qui siamo praticamente fuori. Ok, solo un'officina. Dunque, questa dovrebbe essere. Chiave. Aspetta, chiave Crimson Blades, esatto, che sono praticamente i soldati che abbiamo incontrato poco fa.
Possiede l'immortalità. Vedi, il cardinale è alla ricerca dell'immortalità. Oh. Aumentiamo l'equipaggiamento. E poi giusto giusto quando lo colpisco fa manca. Dai! Vado! Oh, fuori uno. Stocco di ferro, buono. Mi ha messo status veleno. Esplosione livello 1. Porca miseria. L'ho sottovalutato. Che palle. E basta con questa esplosione. Poi sempre lento. Oh Gesù. Mi sa che ha finito gli MP.
Oh, finalmente. Ah, addirittura era un boss già questo. Figo. Quindi già cominciamo subito col botto. Oh, miglioramento della classe, Gladiator. Dai, forza. MP più 2, va bene, va bene. Ci sta, mi piace. Magnolia Frau, addirittura d'argento. Veste da mago, la chiave dei Crimson Blaze. Impariamo Explosion. E impariamo anche un lock per i forzieri particolari. Ehi, il primo incontro tra il cardinale e il Risk Breaker. Curiamoci dal poison. Bene. E adesso, se non sbaglio, qua facendo il giro dovremmo andare verso l'armeria. No, qua era chiuso. Forse si andava di qua. Sì, comunque mi ricordo che da questa zona si faceva praticamente giro tondo, quindi si andava a spuntare sempre dalla stessa parte, esatto. E qui c'è l'altra officina, ragazzi. Finalmente un'officina seria. Qui possiamo addirittura lavorare il bronzo e il ferro. Oddio. Ho buttato un rutto nel mentre dicevo ferro. Va bene. Ci sta. Allora, spostiamoci di qua. Andiamo su oggetti. Modifica. Vabbè, ripariamo l'equipaggiamento, così siamo a posto. No, rinomina. No. Disassembla. Anche perché adesso siamo pieni. La daga. Subito. La lancia. Subito. Così riguadagniamo anche la gemma. Lo stocco. Subito. La magnolia Frau, che tecnicamente sarebbe la... diciamo sarebbe la l'arma dei maghi, se così si può dire. E poi queste sono tutte bronzo. Le smontiamo tutte. Le armi qua le smontiamo tutte, tranne la magnolia Frau, che praticamente anche volendo non posso lavorarla. Sto diventando anche dislessico. Ma questo più che altro è la stanchezza. No, vabbè, questa lasciamo perdere perché argento qua non posso fare nulla. Allora, fondiamo un pochino di roba, visto che qua finalmente possiamo fondere. Allora, se voglio fondere la lancia con lo stocco... Allora, con la daga cosa esce? Sempre lancia. Con la spada esce sempre lancia. Con lo spadone esce spadone, addirittura. Con la glaive esce la lancia con H. Aspetta, però H cos'era? Di Hagane. Ah, Hagane. Ottimo, la lancia di Hagane. Che comunque migliora le sue caratteristiche. Qua addirittura mi viene fuori il coso. L'argento qua non lo posso lavorare. Ok, allora questo non mi dà nulla di nuovo. Invece lo stocco, che è di ferro, se lo unisco con spada, mi fa la spada corta di Hagane, che non è assolutamente male. Di Hagane. Quindi la daga invece è la spada di ferro sempre, quindi non migliora. Lo spadone diventa una spada. La glaive addirittura scimitarra. Però non è fortissimissima. Questo spada in ferro non mi interessa. Qua dobbiamo andare ovviamente a tentativi. La mazza sciabola. Sempre di bronzo sempre, quindi non è tanto figo. Invece la spada corta in Hagane già mi piace.
Continuiamo a fondere. Qua ora la spada in Agane non la possiamo ovviamente lavorare. Qua invece cosa esce? Ok, qua niente di nuovo. Spadone. Bastone del mago addirittura. La glaive. Mi esce la lancia. Con la lancia esce sempre la lancia. Quindi niente di... E qui invece mi esce una daga. Ok. L'altra lancia che stavo notando era questa, che praticamente mi esce una nuova lancia in Agane, che non è male. Per cui la lancia in Agane la voglio fare. E poi come lama, vediamo, tra daga di ferro e spadone, esce sempre lo spadone di bronzo, quindi niente di che. E qua esce la lancia di bronzo, quindi neanche un granché. Poi spadone con daga, spadone di bronzo, quindi non mi piace. E qui invece daga di bronzo che non mi piace. Aspetta un attimo, non avevo provato con... Ah, bastone del mago, ok, niente di che. Sì, il resto non mi esce un granché. Sì, esce la lancia. Sì, è qua la stessa cosa. Mentre invece qua... vediamo... una daga che mi fa letteralmente cagare. Bastone del mago che non mi interessa proprio. E qua va bene così. Sì, mi sa che non ho altre combinazioni. Vediamo col martello, magari al contrario, no? Così esce la lancia, così esce la daga. E così esce la daga. No, non ho altre combinazioni. Va bene. Assembliamole queste armi. Che abbiamo una lancia di Agane. Il manico asta di legno. Oppure lo Spiculum abbiamo. Spiculum mi dà attacco, forza 2. Sì, decisamente meglio. E addirittura la gemma. E gli diamo quella del dragone, così la utilizziamo. E assembla l'altra arma, che è per l'appunto la spada corta in Agane, con il manico Elsa ricurva addirittura. Se no, addirittura abbiamo la guardia incrociata, che è molto buona. E possiamo mettere anche la gemma Braveheart, che aumenta tutto. Quindi già un'ottima spada di ottima fattura. Equipaggia. Vediamo adesso come. Abbiamo la Magnolia Frau, che è ottima contro i non morti e fantasmi. Quindi averla avuta prima sarebbe stata top. Poi invece abbiamo la lancia, che è umani 2, draghi 17, bestie non morti. Mentre invece questa è la spada migliore che possiamo avere al momento, perché è veramente veramente buona. Questo è tutto legno, quindi alla fine ancora di meglio non riusciamo ad avere. Però già la spada in Agane è tanta roba. Per cui io direi di salvare subito. Ho smembrato, diciamo, tra virgolette, le armi, perché così ho più slot, ho più spazio per le armi. Voi dovete sapere che le armi smontate possiamo tenerne un tot, mentre invece di armi assemblate ne possiamo tenere un altro tot. Per cui dobbiamo stare attenti anche a come assembliamo e soprattutto che cosa ci portiamo dietro. Che qua non c'è nessuno, mi ricordavo ci fosse qualcuno, invece no. Ora da qui, vedete, ritorniamo indietro. Possiamo aprire la porta, perché abbiamo la chiave dei Crimson Blade. E possiamo andare avanti. Andiamo avanti un altro pochino, dopodiché direi che possiamo anche staccare. Che qui non c'era nulla. La porta è stata chiusa. Ecco, come potete vedere, già la mia spada in Agane fa tanto danno. Però
Se vi faccio vedere che cosa riesce a fare addirittura adesso la Magnolia Frau, che è praticamente un bastone d'argento, guardate. Ah, no, eppure pensavo qualcosa in più. E invece addirittura manca. Non è velocissimo. Non riesco neanche a fare gli attacchi. Ecco, utilizziamo la spada corta, dai, che queste sono più bravo ad utilizzarla. Quanto m'ha tolto? Vabbè, sempre la stessa cosa. Sì, vabbè, allora mettiamo. Sì, metto la spada corta, alla fine è la stessa cosa. Cioè, come danni parlo, ovviamente. Sì. Non ho nient'altro da. Ok. E avrei potuto approfittarne per sbloccare le magie che ho. No. Perché a parte che devo utilizzare allora un lock per alcuni forzieri, explosion che non lo posso fare, analyze che ancora non lo posso fare. Ecco, questo aumenta punti di intelligenza. Addirittura int più 4. Grimorio Halt, blocca il movimento delle pietre levitanti, Argo, ok. Elisir dei dragoni, ecco, aumenta punti agilità. Solo più una, purtroppo. Ok. Curiamoci, no, un pochino di vita. Io ai prossimi nemici mi devo ricordare di utilizzare gli altri grimori perché se no non apprendo le magie e praticamente resto indietro. E Sydney? No. Ardyn? No. Ah, questo è il sicario del parlamentare là, quello là. Ok. È il sicario, quindi già ce l'abbiamo alle spalle. Ehi. Aspetta, oggetti subito. Devo utilizzare con te. Così imparo. Buono. Ho preso la magia Analyze, almeno quello. Ah, ecco, vedi, così si utilizza. Figato. E adesso apprendo anche questa magia. Apprendo Explosion livello 1. Non ho nient'altro, vero? Sì, perché questo è un lock, lo devo utilizzare coi forzieri. Aia.
Mi devo riabituare con la spada adesso, perché ero abituato con lo spadone. Ecco, ma mi basta un po' di tempo e riprendo. L'attacco speciale non può essere fermato, quindi. E come potete vedere, qua adesso i nemici stanno diventando decisamente più forti. Avete notato come i pipistrelli adesso con il singolo colpo da 50 HP non ci schiatta? Oh, e qua siamo arrivati appunto ad un bel punto di salvataggio. Per cui io direi che per il momento possa essere tutto, visto che comunque abbiamo già registrato, abbiamo fatto anche una piccola boss fight, ci sta, abbiamo fatto le nuove armi, abbiamo craftato, direi che comunque ci siamo, per questa puntata abbiamo fatto più che a sufficienza. Nella prossima invece continueremo ad esplorare la zona, perché come potete vedere ci sono le porte che dobbiamo esplorare. E detto questo, niente, io direi che per questa puntata è tutto. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.